passione, un'emozione nei miei occhi stasera, nelle parole di una nostra canzone. Amici e amiche, buon pomeriggio. Come ogni venerdì siamo qui negli studi della Hollywood Animazione perché oggi abbiamo un ospite importante alla mia sinistra. Allora, ovviamente noi vi ricordo la tematica, no, della nostra puntata, del nostro programma web che si intitola Professione Artista. Infatti ogni venerdì noi intervistiamo, conosciamo un pochettino il mondo degli artisti a 360 gradi, capiremo un pochettino loro come sono arrivati a svolgere questo lavoro, che poi più che un lavoro è una passione, e capiremo tante tante cose. Prima di presentarvelo, ovviamente, volevo un attimo ricordarvi che c'è sempre il nostro numero WhatsApp attivo 392 8790 480, quindi mi raccomando, per qualsiasi messaggio, per qualsiasi curiosità possibile e immaginabile, noi siamo a completa disposizione, ma anche per salutare l'ospite, l'artista che vi devo andare a presentare. Allora, noi vi presento un mago, però mago è molto riduttivo la parola mago, perché lui è un mago, ma è un prestigiatore ed è un illusionista. Signore e signori, Carlo Tortora, alias Charlini. Eccolo qua, ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Sono contentissimo di essere qua in tua compagnia, Ciro. Altrettanto. Alla Hollywood, tutti gli amici che ci stanno seguendo a casa, buonasera. Allora, noi lo facciamo ovviamente anche perché ci fa piacere, no? Perché stiamo vivendo in un periodo di difficoltà, certo, purtroppo, che tutti quanti sappiamo, però come si dice, prima o poi deve finire, giusto? Prima. Prima di iniziare a parlare un po' di te, ecco, della tua passione, come stai vivendo questo periodo di chiusura, ovviamente, ma a prescindere dal punto di vista artistico e lavorativo, proprio da un punto di vista personale? Allora, guarda Ciro, io ti dico una cosa, io ho tantissimi amici che lavorano sul web e questa è la prima volta, dopo le tante proposte che ho avuto, che io sono venuto qui a fare una cosa, diciamo, sul web. Perché alza un pochino la voce, ma anche perché mi avete chiesto di venire qua. Io non amo fare conferenze dirette, cioè da casa, perché non è tra tristezza e no. Cioè io quando vedo gli artisti che sono a casa e cercano di fare show, cioè, perché noi siamo nati per divertire gli spettatori, per il pubblico, gli occhi ci collegano agli spettatori, purtroppo via internet non riusciamo ad ottenere lo stesso risultato. Lo so perfettamente, anche se cioè bisogna fare un applauso a tutte le persone che anche in questo periodo, diciamo, si sono dati da fare per far sì che il mondo dello spettacolo non si fermasse. Sì, infatti, io sono del tuo stesso pensiero, perché comunque però una cosa è il pubblico in carne ed ossa, una cosa è il pubblico virtuale, però purtroppo siamo costretti, anzi meno male che abbiamo creato comunque questo format web, perché veramente, infatti stiamo vedendo anche un pochettino di immagini tue, sì, ovviamente. Diciamo, quando avevo tutti i capelli neri comunque. Tutti i capelli neri, quindi risale a qualche anno fa. Quasi dieci anni fa. Ok, dai, vabbè, è genetica, non ci possiamo fare nulla. Purtroppo più andiamo avanti e più inesorabilmente o si perdono o diventano bianchi. A te non s'hanno perso, sono diventati bianchi. Questa è la miglior cosa. Allora, io ovviamente aspetto sempre ovviamente le vostre domande per il nostro Carlo Tortora, e però io a questo punto ti faccio una domanda che la domanda classica, perché io ti faccio delle domande perché voglio capire, anche io che sono molto curioso, no, quando parlo con gli artisti, perché poi io faccio animazione pura, quindi microfono, intervista, è un altro tipo di show, invece ecco, mi fa piacere capire un pochettino anche come è nata la tua passione in questo caso per il mondo della magia, del prestigiatore, illusionismo, cioè voglio capire se magari ti aspettavi di arrivare sino a quello che sei, magari quando eri piccolo, non so, hai fatto la classica gavetta, ecco, raccontaci un po' com'è nata questa cosa. Diciamo che per... Però avvicini sempre un po' al microfono. Per tutti quelli che fanno magia della mia generazione, perché sono leggermente più grande rispetto a te. Stai già negli anni. Diciamo che negli anni. Diciamo che la nostra passione è nata perché c'era il grande Silvan in televisione. Certo, sì, certo. Con i vari spettacoli, Scala Reale,
le varie Domeniche Inn, però oltre Silvan c'erano all'epoca, c'era Alexander, c'era Tony Binarelli, e diciamo che noi ci siamo avvicinati così alla magia. C'era il topolino che usciva con l'inserzione del gioco di Silvan che pubblicava il manuale. Poi diciamo questa è una passione che ho sempre avuto. Poi pian piano ho cominciato a studiare, fin quando un giorno mi sono guardato intorno e ho detto ma allora gli spettacoli posso fare prima? Giusto. E così ho cominciato a lavorare, però nulla a togliere che non era come adesso, no? Che tu clicchi il tuo artista preferito e te lo vai a guardare, cioè noi ci organizzavamo 4-5 amici in macchina, ok, Silvana Rossà sta a Roma, andiamo a Roma, dove sta? A Milano. E ci si avvicinava alla magia così, non potevi comprare il gioco su internet, dovevi andare alla Casa Magica, per avere accesso alla Casa Magica dovevi essere perlomeno rappresentato da un altro mago, dicevo ok, tranquillo, comprare. Non era una setta, però c'era un po' più di selezione per quanto riguarda l'acquisto anche degli oggetti magici. Ok, adesso ormai si vende tutto su internet, quindi diciamo... però io penso che la bravura che ha un artista, comunque il pubblico lo nota, no? Perché poi possiamo dire che il pubblico col tempo, ecco magari la cosa positiva, è diventato più esigente rispetto a prima. Perché ormai più crescono, più magari escono tanti maghi, tanti illusionisti, riescono a capire poi se uno è predisposto ed è bravo rispetto a un altro. Allora, Ciro, tu devi... cioè, il discorso è diverso per chi fa magia a un certo livello, ok? Cioè, tu devi lasciare un ricordo, non del gioco. Ok. Devi lasciare un ricordo del personaggio che è salito sul palco o è andato alla cerimonia. Perché il gioco se lo ricorderanno per 2-3 giorni e poi diranno ah lo sai ha tagliato una donna in due, ma se tu gli dai quell'impatto come personaggio chi se lo ricorderanno per sé? Questa è la differenza tra il... Invece tu quando ti approcci alla magia Shilin ha fatto chi lo gioca, che a carte passava a là, andiamolo a vedere chi la vende, lo fa pure io, se va niente. Perché lui è Shilin. Ok. Lui, quel gioco è stato fatto da lui per lui. Ho capito. Tu non puoi essere una sua copia, altrimenti non arriverai mai lontano. Ah beh, sì, ma poi sarei. Puoi usare il suo gioco, perché io uso giochi di altri prestigiatori, però cerco sempre di personalizzarlo. Cioè, nel senso, io cerco di non guardare DVD e di non guardare filmati, ma leggo. Ok. Perché se leggo interpreto, se guardo farò le sue stesse cose. Questa è la differenza. Tu da quanto tempo fai magia? Allora, adesso sono 12 anni che faccio spettacoli, diciamo, fortunatamente a un certo livello, anche all'estero, anche girato Francia, Ungheria, i teatri d'Italia ho quasi fatti tutti. Che bello. Fortunatamente. È bello, dai, purtroppo siamo fermi, però prima o poi dobbiamo di nuovo ricominciare, no? E cosa ne pensi invece dei maghi, questi ragazzi giovani che si cimentano nella magia? Non so, magari c'è un po' di competizione tra di voi, com'è il vostro mondo? Perché poi il mio mondo è diverso dal tuo, no? Quindi... dipende in che segmento tu vuoi andare a collocarti, ok? Quando il segmento è leggermente più alto, ma non perché... Allora la competizione è diversa. Ok. Cioè, come devo spiegarti? Cioè, nel senso che io non vado a competere... Ecco, per esempio, io faccio magia con le colombe. Però so che in Italia ci sono perlomeno due persone, anche più grandi di me, che se hanno fatto una gala importante, io posso essere la seconda scelta. Allora che cosa faccio? Vado a mettermi dove so che io col mio show posso essere la prima scelta. Infatti io per esempio io sono uno dei pochi in Italia che fa pickpocket, sarebbe borseggio teatrale da palco. Cioè, borseggio, spiega borseggio. Cioè tu in effetti rubi tutto ciò che ha lo spettatore, a uno, due, tre spettatori. Il pubblico vede ma lui non nota nulla. Io so che con quel tipo di show posso entrare in gala,
in serate particolari. Ma la persona lo sa, però, cioè nel senso. La persona che... non immagina nulla. Cioè, la persona non, ha nessun, non ha nessun contatto con la persona. Certo. Ah, ok. Perché il pickpocket, come il borseggio che tu subisci. Ok, già cioè, dall'altro, ok. È sul contatto. Ok. Cioè, allora, diciamo che la dinamica è uguale, però okay. Tu non hai nessun comparo, lo devi fare tu. Ok. Quindi, allora, Ciro, tu devi sapere che la mente non percepisce più, a meno che non sia Napoleone o qualcun altro, non percepisce più di una sensazione. Se io ti tocco qua e ti tocco là, dove il tocco più forte tu là percepirai qualcosa. Quindi okay. È basato su questo il pickpocket. Ah, ok. Infatti sì, toccando ovviamente, vediamo sempre un po' di foto che la regia ci sta mandando, sì. Quindi ovviamente dei tuoi spettacoli. Allora, che poi tra l'altro tra pochissimo ci farei pure qualche numero ovviamente, quindi vedremo anche qualche video, però abbiamo un altro po' di tempo perché adesso siamo partiti. Quindi a questo punto, allora, prestigiatore illusionista, vogliamo spiegare nello specifico magari alle persone che non l'hanno mai visto, allora, magari diciamo che cos'è il concreto? Quando tu dici la parola mago è come se fosse una cosa un po' generale, sai? Eh sì, infatti. Perché a volte qualcuno dice mago, ma legge carta. Ok, che le ha prestigiatore. No, molte persone mago, ma sono sensitive, sì. Ok. Prestigiatore è tutto ciò che tu fai con l'abilità e il prestigio delle mani. Ok. Che non sono solo carte. Prestidigitazione. Ok. Questo è il termine. Illusionista è perché c'è proprio una categoria della magia dove tu vai ad illudere le persone, cioè vedono qualcosa che realmente è diverso da ciò che vedono. Ok. E quindi vai nell'illusionismo, no? Poi ci sono le grandi illusioni, quelle che vedi a Las Vegas, quelle che vedi in TV o nei grandi teatri. Poi c'è per esempio la magia del mentalismo. Ok, hai sentito mai, no? Il mentalismo adesso va molto in voga. L'ipnosi, no? No, l'ipnosi è un'altra cosa. Ok. Il mentalista è colui che quando è un mentalista serio, lui non ti dirà mai che ha dei poteri paranormali, ma ti dice che tramite l'atteggiamento del tuo corpo oppure tramite alcuni segnali che tu dai, lui non so, può prevedere dove tu andrai a fare un viaggio. Dove... Addirittura. Questo è il mentalista. Infatti se tu vedi la maggior parte degli talent, ci sono molti mentalisti, perché adesso va qualche periodo, no? Sto vedendo che lo fa in Colombo, quanto anni in Colombo. Poi ci sono vedendo dei manipolatori di carte, poi c'è il periodo del mentalista, poi è il periodo del mentalista. Ok. Capite come funziona? Cioè, che ne hai da te? Con i vestiti, diciamo, sai, la moda del vestito, ok. Sì. Ok. C'è il Magic Comedy, cioè dove tu. Spieghiamole queste cose, perché poi a parte che io un po' di cose le conosco, sì. Non sono preparatissimo sulla magia, che poi faccio totalmente un'altra cosa. Però ecco, magari le persone che stanno seguendo da casa magari non sanno neanche quel poco, quindi è bello dire. Cioè, tutte... Magic Comedy, ti faccio un esempio che lo vediamo adesso tutte le sere nella pubblicità, si può fare pubblicità a qualche prodotto. Vai. Comunque se vedi la pubblicità della team c'è cioè Raul Cremona, no? Dove lui interpreta la sua magia ma in modo comodo, però lui è un grandissimo mago, cioè tu se lo vedi manipolare le carte fa paura, cioè è una persona che ha una cultura esagerata, anche se tu vedi che al limite va Zelling e fa tutti i personaggi molto scherzosi, ma lui ha una cultura magica impressionante. Ti racconto una cosa, io nel 2011 o 12 c'è uno dei più grandi convegni che si fa in Italia che si chiama Masters of Magic, dove io vinsi il WEM, che è un concorso Weekend Magico Mediterraneo, e tu vai a fare una sorta di finale là per il campionato italiano. E c'era Raul Cremona che faceva una sua conferenza. Pensa che lui ci spiegò la gestione dello spettatore, cioè pensa, se tu lo vedi lavorare dice ok, lì sei un mago comico, ma lui c'ha una cultura esagerata, cioè lui ti spiegò per filo e per segno come gestire uno spettatore, quando dà fastidio, dove lo devi mettere, dare il focus su di te, sullo spettatore. Anche, ti ripeto, cioè chi fa Magic Comedy, come fa Magic Comedy? No, sono professionisti.
perché ci sono persone nel mondo, se tu vai a vedere, ti do un nome, anzi segnatelo, visto che tu fai l'animazione, Ed Alonso si chiama. Ed Alonso, che non è difficile da ricordare. È un mostro. Un mostro di bravura, però applicato alla comicità. Ok. No, dai. Bello, dai. Io a questo punto farei vedere magari primo video tuo, ecco, magari diamo già un pochettino al pubblico di quello che ci siamo detti, diamo già un'impronta, vi facciamo vedere qualcosa, poi ritorniamo, altre domande, c'è anche un piccolo show del mago, del nostro illusionista, prestigiatore, quindi ci vediamo tra pochissimo, video. Caro Carlo, che bello vedere un teatro, a prescindere dallo spettacolo meraviglioso che ci siamo visti adesso, ma che bello vedere proprio un teatro che è sicuramente ricco di gente, purtroppo questo ci manca un po' a tutti. Guarda, io mi sarei accontentato anche di vederlo a metà. Ok. Perché vedi, io vedo alcune cose in TV, non è che voglio essere critico, però c'è. O si fa per tutti, o non si fa per nessuno. Non si fa per nessuno, perché non mi puoi giustificare che dove si fanno alcuni eventi in televisione sia uno studio televisivo. Tu me l'hai messa la gente. Sì. Vabbè, perché sì. Non la puoi mettere a teatro? Perché non fai sì che se io ho una capienza di 500 persone e ne posso mettere solo 200 e quindi non ce la farò a coprire le spese della SIAE, del tecnico audio, perché la gente non sa quanto costa un teatro.
dei 2000 euro che mi chiede il teatro, del fonico, dovevo guadagnare 5 quella sera? Di Vuoi guadagnare di meno, però. meno? No, il resto me lo dai tu. Aiutaci. Ok, vabbè, questo qua apriamo una parentesi enorme, però sì, in effetti il discorso è giusto. Adesso stanno un po' di polemiche un po' ovunque, anche i ristoratori stanno facendo Guarda, polemiche. scusami Ciro se ti interrompo, ho alcuni colleghi che stanno lavorando in Spagna, ma stanno lavorando. La Spagna è tutto aperto, sì. Portogallo, Luis de Matos, che è uno dei più grandi illusionisti che c'è al mondo, ha vinto anche la Grolla d'Oro, cioè come miglior illusionista. In Portogallo lui pubblica le 500-600 persone a teatro e te. Non penso che sia proprio difficile se uno vuole, Vabbè, capito? l'organizzazione è un po' diversa, diciamo così, che poi neanche io amo fare critica, purtroppo devi andare come devi andare, però basta che poi. Perché c'è un mondo che vive, lascia stare l'artista, solamente l'artista, ma tu ti rendi conto, ci sta chi sbiglietta, ci sta il tecnico, c'è Chi le cala così chi pare. regala così pare, c'è il suo parcheggiatore foro teatro, capivi Esatto. quello? Sì, è Ci sta chi vero, è vero. stenda buettro teatro, capivi quello? Beh, no, è giustissimo, se il discorso non va, Che dobbiamo no, fare? Arrangiate, non ognuno si vale. arrangia Lo come vuole. so. Dai, speriamo bene, dai. Certo. Allora, tornando un attimo a noi, ovviamente io tengo delle domande sul web che tra pochissimo ti leggerò, però una domanda mia personale, poi ovviamente diciamo anche tu che cosa, ti fai parte di un club molto importante che tra pochissimo diciamo, però volevo sapere, io domando sempre un po' a tutti gli artisti, no? Ovviamente noi lavoriamo anche per soldi, perché i soldi fanno muovere il mondo e poi dobbiamo vivere con i soldi, però c'è stato mai qualche evento che hai fatto che ti ricordi con felicità, che ti ricordi con piacere spassionato, al di là, a prescindere dal compenso economico? Ti ricordi qualcosa che ci vuoi Allora raccontare? Ciro, noi con quest'anno dovevano essere 12 anni che ogni anno facciamo uno spettacolo al Teatro di Pompei per il centro Bartolo Longo. Ok? Sono 12 anni. E Diciamolo a possiamo. tutti, Centro Bartolo Longo, cioè magari qualcuno lo Sì, sapesse. è un centro che Bartolo Longo è stata una persona immensa. Se tu vai a leggere un po' la sua storia, quello che ha fatto a Pompei, ha creato pure il lato del santuario, della chiesa, cioè una persona che ha fatto tantissimo del bene. E noi ogni anno gli facciamo questo spettacolo a questa istituzione per poter sovvenzionare tutti questi bambini che non hanno la possibilità di percepire una befana, una causa. Che bello, sì. E credimi, l'ambiente che si è creato, che poi siamo una squadra che più o meno cambia qualcuno, però ogni anno, Quanti ne siete più o meno? ci sono 6, stati anni in 7. cui sono anche 10 artisti, Ah, caspita. sì, a volte lo spettacolo è durato anche oltre 2 ore, però è l'ambiente, è l'amicizia che si crea, lo scopo per cui tu fai lo spettacolo, cioè se normalmente ci metti 100, qua ci metti 110, capito? Proprio perché, ed è stata sempre una grande gratificazione vedere, perché poi alla fine dello spettacolo mi fanno salire sul palco, Dai, mamma mia, la è molto pelle molto molto bello. d'oca, vedi, una felicità di una persona che magari Sì, non riceve un regalo, non riceve un qualcosa, che molto magari per bello. noi potrebbero essere, magari per una più piccola, cose scontate, no? Ma sta Pasqua, io a casa mi tengo già ricevuti Pasqua, non è idea, cioè per dirti, quindi è la classica cosa, magari queste persone hanno bisogno anche di, ma pure di Ciro, noi Pasqua, faccio un esempio, sì, per dare, carità. perlomeno per me, dare è stato sempre più bello che ricevere. Sì. Guarda, è una cosa che io ho sempre provato E nella vita, cioè. possiamo dire che tu sei il presidente del club Illusionisti Campani, quindi è un'altra cosa molto importante, no? È una responsabilità. Come funziona? Vengono maghi, vengono illusionisti, diciamo cadetti, vengono a Allora, proporsi. Ciro, funziona in questo modo. Noi abbiamo dal professionista al profano che si affaccia al mondo della magia, alla persona appassionata e abbiamo una forbice d'età che va dai 12 agli 80. Cioè abbiamo anche soci, 80. sì, abbiamo anche soci che, anzi, faccio un saluto a Gaetano, Cirillo, Mago Irman, che è il Ciao, veterano, Gaetano. Ma già ne cioè, ha più di se, 70. sì, più di 70, non lo Che diciamo, io non lo ero maloso diciamo. e conosciuto, però è il nostro veterano, diciamo, cioè lui è proprio nell'epoca di Silvan, Minarelli, cioè ha vissuto proprio quell'epoca, diciamo.
E poi abbiamo anche ragazzi che si preparano per fare concorsi, no? Perché in Italia abbiamo tanti club, cioè c'è il club a Torino, a Milano, a Bologna, a Roma, a Napoli, ce ne sono due, a Ma Bari. vengono anche persone non campane in questo, nel club tuo di Napoli, oppure Allora, prettamente del regionale, dico? facciamo delle conferenze dove logicamente possono avere accesso solo maghi, Ok, cioè cioè di quella categoria, di quel settore. sì, e vengono da tutte le parti del mondo, cioè non solo Italia, perché Ah, ok. fortunatamente adesso con i costi dei voli non è più come prima, cioè tu invita un artista che viene a New York con 700-800 euro, fa andare a venire, fa mangiare, dormire, cachè, e ti sei portato un grande artista. Invece prima ti costava 3.000-4.000 euro un volo, dicevo aspetta un attimo, più il cachet, più il vitto, e Andava un po' quindi stretto. il club serve proprio per avvicinare persone ai grandi artisti, capito? Cioè tu hai la possibilità di vedere un artista che al limite l'hai visto solo in televisione oppure l'hai visto solo sul web, di starci vicino e fare magia con lui. Ok, Che per noi perfetto. che facciamo questo mestiere è importantissimo avere, cioè guardare come si muove una persona che lavora in questo ambiente a un certo livello. Allora, io siamo pronti ad arrivare alla parte molto importante, le domande che ci hanno fatto dal web, quindi non so che domande sono, però vanno tutti quanti in panico quando arriviamo a questo punto, perché dice, No, io sono madonna, tranquillo, una decina. non hai fatto del male a nessuno, No, quindi no, siamo a no, posto. anzi. Allora, hanno scritto, hai mai fatto cilecca durante uno spettacolo? Allora, guarda, io ti dico cilecca, Proprio, è un parolone, però. ti dico una cosa, io prima di uscire a fare spettacoli, anche cerimonie, ci ho messo un po' di tempo, ok? Perché io dovevo avere un out, cioè significa un'uscita per tutto ciò che succedeva, ok? Se doveva sparire Savina e non sparisce al momento, io ero in out perché non ero sparito. C'è un'alternativa, dicevi, È una. capitato un qualche cosa, però me ne sono. Cioè che la gente non se ne è No, accorta. è Sai, come la presente, sì. commedia, che quello sbaglia la battuta, Però no, non non conoscono la conosce più quel commedia e te la copione, riprendi, ho capito, infatti. sì, ok. Quindi io consiglio proprio alle persone che si approcciano a fare spettacoli di avere sempre Un piano B, un'alternativa, quello piano che B. chiamiamo un out, no? Poi ci hanno scritto, qui sono molto collegate queste domande, questa persona che ci ha scritto è curiosa. Qualcuno ha mai sgamato i tuoi trucchi? Allora, guarda, con il web adesso se tu fai il tavolino volante dopo 2 minuti, chi le va a breve tutorial e ti dice come l'hai fatto. Quindi io cerco sempre di fare giochi molto personali, basati sulla manipolazione e la prestidigitazione delle dita. Quindi è difficile che lui poi lo potrà trovare sul mio Ok, andiamo avanti, sono tante domande, ma sono lavoro. Mamma mia, meno male, oh, voglio che ci sei, tante. sono cinque. Sì, allora, durante il Covid hai mai fatto qualche spettacolo da casa, come tanti artisti che sono adattati alle dirette? L'abbiamo già detto No, diciamo all'inizio, l'abbiamo ma già no, allora detto. io non critico chi l'ha fatto, anzi per me ha fatto una bella cosa, però io provo una tristezza immensa. Ma così Cioè fare una cosa è riduttivo, sì, davanti. l'abbiamo detto, il pubblico reale, non Sì, virtuale, beh, sì. sì. Dai, ok. Hai mai lavorato con qualche mago famoso? Allora, io ho avuto la fortuna di lavorare con Rocco Silano, che a parte che lavorare, ma siamo amici fratelli. Lui è uno dei pochi, anzi se non l'unico che ha vinto 2 volte il campionato del mondo di magia. Italiano? Lui è di origini, il papà e la mamma sono di Avellino, però lui è nato nel New Jersey e vive a Las Vegas. Però è stato anche mio ospite qua in Italia per una settimana e abbiamo fatto un tour e siamo stati insieme. Che bello, dai, però, che Però so. ho avuto la fortuna di stare in cartellone con Vito Lupo, vabbè, questi sono tutti artisti. Vabbè, sono, per chi dell'ambiente sa che bene o Sì, male sono nomi importanti, ecco, del mondo della magia, no, dell'illusionismo. tantissimi, tantissimi. Fortunatamente, quando vedevo il mio nome sul camerino, sai, associato, come si dice, Silano, Lupo.
Beh, sì, infatti. Sì. Che consigli dai a chi vuole intraprendere la tua strada? Allora, il primo consiglio è studiare dai libri. Cioè, guardate pure altri maghi, però studiate dai libri, non studiate dai DVD didattici. Perché la fate vostra l'interpretazione, okay, giusto? Sì. Infatti. Io questo dico sempre, cioè, leggere, dopo tu, è personale quella cosa che esatto, leggi. Sì. Mentre invece se lui ti dice, guarda, questa moneta va messa nella mano così, tu farei così. Sì, ok, sì, sì. Se invece ti dice scritto, prendi la moneta con la mano destra e appoggiarla nella sinistra, sì. Può essere che ci fai un giro così. Ok, sì. È tuo. È come il film, magari che uno vede il film per televisione, lo stesso film per televisione è un racconto in un libro, okay. E tu nel libro ovviamente hai la fantasia di inventare la scena. Perfetto, dai. Andiamo avanti, allora, vediamo un po' qualche altro messaggio. Quanta tecnica ci vuole per fare il mago? Tanta, poca, non lo so, vediamo un po' queste. Allora, dipende un po' a quale categoria vuoi appartenere. Se vuoi fare un manipolatore, deve essere eccelso. Cioè, mm-hmm. Il manipolatore, lui è colui che deve avere la tecnica al massimo. Perché se tu fai un concorso, perché i concorsi si dividono in categorie, ok? Magia da scena, manipolazione, mm-hmm. Mentalismo, magic comedy. Se io faccio un numero di manipolazione, ok, devo avere 10 alla tecnica, che se faccio un solo errore non riesco. Ok, andiamo avanti. Allora, qualche altro messaggino, ovviamente tra pochissimo ci farei pure vedere qualcosa, quindi perciò abbiamo già detto pure più volte. Allora, vediamo un pochettino, che ricordi hai del tuo primo spettacolo? Questa allora, bella domanda. Allora, non lo ricordo. Il primo spettacolo come cerimonia, queste cose qua, non lo ricordo. Però ricordo il mio primo spettacolo a teatro. Ok. Quello lo ricordo. E non sorridivo. Così preso. Ti sorride, mi scordi cose. No, ero così preso, sai, perché uscire e trovare 600 persone davanti, quello lo ricordo, fu proprio un impatto, sai. Fortissimo, come si va a fare una finale Champions League che tu 100.000 persone e sei abituato a lavorare in un campo piccolo, sì, magari pure 10.000, 20.000. Quello che ricordo, che poi io non amo andare a guardarmi, no? Cioè, c'è una cosa proprio che, cioè, non riesco a guardarmi, non so, più forte di me, anche se consiglio, guardatevi in continuazione, sì, e sì, da tutte le angolazioni, cioè registratevi a destra, a centro, a sinistra e dietro. Io non riesco a guardare, però col video andai a guardarlo qualche volta, te lo mando. Non riuscivo a sorridere, i capelli non erano bianchi, giusto? No, erano... Che bella la tensione di non fare brutta figura, quindi. Allora, andiamo avanti. Neanche a farla apposta, come gestisci l'ansia da palcoscenico, se ce l'hai? Allora, fortunatamente non ho ansia da palcoscenico, però cerco di fino a 10 minuti prima che devo uscire, scherzo, rido, chi mi conosce lo sa, prendiamo il caffè, fumiamo una sigaretta, poi gli ultimi 5 minuti chiudo il camerino, non deve entrare più nessuno. Eh beh, okay. Anche perché sai che io faccio magia con gli animali, quindi ho bisogno di 5-6 minuti. Preparazione, sì, ok. Non deve entrare nessuno. Quei 5 minuti, ma non è ansia, perché mi ripeto mentalmente tutto ciò che dovrò fare questo palco. Ok, perfetto. Allora, andiamo avanti con le ultime 2-3 domande, poi vediamo un po' qualcosina anche di tuo. Allora, qualcuno ti ha mai chiesto di svelare i tuoi trucchi? Mai successo? Ma te lo chiedono sempre. Te lo chiedono sempre. Ma come hai fatto? Ma così. Però ti dico una cosa, anzi è un consiglio che do: non svelate mai i trucchi, ma non perché vi ripeto, oggi sono neanche a un parente. No, sai perché? Neanche al figlio. Nel momento in cui sanno come funziona il trucco che tu hai fatto, hai perso il prestigio. Ok. Cioè non sei più nessuno. Fino a quel momento in cui diciamo, come ha fatto? Poi nel momento in cui lo sa, hai perso il prestigio. È giusto. Quindi non svelate mai i trucchi a nessuno. Non svelate mai i trucchi a nessuno, mi raccomando, ragazzi. Allora, poi abbiamo, vediamo un po'.
Abbiamo, vabbè, Nunzio Mariconda scrive come è nata questa passione, l'abbiamo già detto, quindi bene o male. Francesca Pia Tortora fa gli occhi col cuoricino. Alessandro Toffanello, ciao Carlo. Ciao Alessandro. Lui è un collega che vive su in alti tardi. Ok, poi Nunzio Mariconda dice dov'era e come è stato il primo spettacolo, meno male. L'abbiamo, non abbiamo detto dov'era però, possiamo dire dov'era. Pompei, quindi queste 600 persone di fronte a te, meno male. C'è proprio un impatto, a parte che diciamo tu con il sei, io uso il 6 di persone, no? In scena, cioè non è che riesci a vedere proprio bene il pubblico, però me lo ricordo. Cioè mi ricordo proprio l'impatto quando uscì, sai. Poi, però questo mi è servito tanto, sai, perché ho fatto l'Auditorium della Conciliazione a Roma, non so se lo conosci. No, è grande, sicuramente è grande. L'Auditorium, però noi abbiamo fatto uno spettacolo che si è fatto come si chiama Magic, e quello contiene 1400 persone. Lì la botta pure fu forte, mi trovai 1400 persone davanti. Stavano sotto, stavano in alto. Però vedi la gavetta, poi ti aiuta... Vabbè, sì, l'esperienza, la gavetta, perché, la sicurezza. Ciro, io dico sempre, sono i primi 5 secondi che tu dai l'impronta del mago al pubblico. Sì, sono d'accordo. Cioè, ti stai dicendo chi sei. Nel momento in cui sono passati i 5 secondi, ogni interesse non gli interessa più. Ok. Quello è, sono 5 secondi, 10 secondi. Allora, io a questo punto, visto che siamo arrivati quasi alla fine, no, certo, di questa puntata, ovviamente, professione artista, io ti chiedo, Carlo, ovviamente, di farci vedere qualcosa, magari anche dagli amici da casa, certo. Quindi ti lascio a te allora, la camera, no, completamente. Guarda, non possiamo usare magia da contatto, perché siamo... Ah, ok, quindi ci devo essere anche io che ti devo cedere, sì, la carta. Allora, mi piace questa cosa. Con le carte, no, Ciro? Ok. Tu sai... che le carte sono 50? Sono 54. No, 2. 52 più 2 jolly, cioè, con i jolly. 52, Ciro. No, non so se hai mai chiesto. Perché... Sono 52 perché 52 sono le settimane che tu hai durante l'anno. Ah. Ti sei mai chiesto perché i semi sono 4? Fiori, picche, core e quadri. Perché 4 sono le stagioni. E i colori dei semi come sono? Rosso e nero. E nero. Rosso per le stagioni estive. È vero, per quelle invernali. Poi devi sapere che se tu sommi tutti gli indici delle carte, avrai 364. Più un jolly che tu userai per alcuni giorni, hai 365. Che bello, giorni. Queste cose non le sapevo. No? Se tu conti quante sono dall'asso, dall'asso 13, ecco, QK, quante sono? Sono 13 carte. Sì. Come 13 sono le fasi lunari. Sì, cioè, il mazzo di carte è stato creato, si dice anche in base a Jack QK, si stavo contando, no, Jack QK, ok, perfetto, sì. Allora, ascolta, ti ho detto che questo sono 52 carte, è inutile che lo diciamo, una diversa dall'altra, io adesso faccio scorrere le carte, ok? Sì. Quando tu mi dirai basta, io mi firmo, quando vuoi. Ok. La facciamo vedere? Ce l'hai? Ok, ce l'ho, l'abbiamo vista, la prendo? Fammi vedere l'unica. Ok, un attimo solo, si vede? Ok, perfetto. Okay. Prendila, mettila nel mazzo e mischi. Ok. Ragazzi, sta mischiando proprio all'italiano. Visto, ma c'è, no, all'italiano, no, alla, esatto, non alla francese. No, alla francese. È così, sì. Ok. Allora, ascoltami, Ciro, io con te voglio fare un gioco con... vediamo un po'. Penso che userò questa. Userò tutte carte belle per te. Questa. E vediamo un po'. Una deve essere proprio bella. Ok. Io adesso faccio scorrere le carte. Se dovesse passare la tua carta, tu non dire nulla, ok? In camera si vede? Sì? Ok. Va. Se passa la tua carta, tu non dimmi nulla, Non ti dico nulla, va bene. Ok. Guarda bene. Se passa la tua carta, tu non mi dire nulla. Va benissimo. C'è? Passata? Non c'è. Ok, perfetto. Adesso con le due dita delle tue mani mi vuoi indicare le carte? Ti devo indicare le due carte? Sì, indica, appoggia sopra. Questa qua. Ok. Queste due? Sì. Indicane una sola.
Questa? Questa, perfetto. No, non ci credo. La vuoi, carta no, la vuoi prendere un attimo, per cortesia? Non ci credo. Sì. La vedo? Guarda. Falla vedere a falla vedere lì al pubblico. Aspetta, non ti faccio vedere un'altra cosa. Com'è possibile? Guarda, ti faccio vedere una cosa semplicissima. Guarda bene le mie mani. Gira la carta al contrario. Sì. Guarda, 7 di cuori. Ok. Guarda bene le mie mani. Guarda. No, vabbè, no, vabbè, veramente, no, dai. Si riesce a vedere, ragazzi, ve lo dico io che veramente sono proprio... È una 100 lire, dovrebbe essere, non vorrei sbagliare. Mezzo dollaro americano. C'è marchiato, quindi in profondità, un cuore con il 7 sotto. Con la carta. Mamma mia, mi sembra un po' cracco. Grande, veramente, dai, grande. Ma veramente, guarda, bello, che poi non è neanche il fatto di dire hai indovinato la carta, è come è possibile che io le stavo guardando, quella è la stranezza della cosa. Vabbè, comunque, allora... Posso fare una cosa su, cioè, posso spiegarti una cosa per quanto riguarda, per aiutare i ragazzi? Vai. Allora, abbiamo 2-3 minuti, poi dobbiamo questo staccare. Questo non è un gioco che si vende. Questo è un gioco spiegato sul libro, okay. Che è da Roberto Giobbi. Ci sono 4 libri che si chiamano Card College. Questo è un gioco che ho letto la tecnica. Questa è una semplice moneta da mezzo dollaro comprata così come souvenir, che c'è impressa il 7 di cuori. Io ho letto questo libro, trovato questa moneta e ho fatto un gioco. Questo è quello che devono fare i giovani da casa. Ok. Allora Carlo, io ti faccio l'ultima domanda, che la faccio a tutti, la faccio anche a te, poi ci salutiamo, ed è stato veramente un grandissimo piacere averti conosciuto e scambiare 4 chiacchiere con te. Però la domanda che ti faccio è: qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, innanzitutto che passi subito questo Covid. Questo è un sogno per tutti, penso. Il mio sogno è lavorare a Las Vegas. Lavorare a Las Vegas. Quello è il mio sogno. E noi te lo auguriamo, te lo auguro anch'io di vero cuore, e ti ringrazio. Io ringrazio l'ospite che ci è venuto a trovare oggi, mago, prestigiatore, illusionista, Carlo Tortora Ciarlini. Grazie di vero cuore, Carlo. Ti ringrazio. E niente, salutiamo gli amici da casa e ci vediamo la settimana prossima per un prossimo appuntamento. Ciao ragazzi, grazie ancora, mago Ciarlini. Ciao.